Trezzo sull'Adda. Oggi seguiremo la fanfara dei carabinieri insieme alle uniformi storiche per l'inaugurazione della nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri qua a Trezzo sull'Adda. E finalmente dopo questa bellissima giornata, qua col presidente Pasquale Caparetti. Grazie, grazie della partecipazione, dell'attenzione. Oggi è una giornata stupenda, oltre a inaugurare l'ampliamento della sezione, grazie al comune di Trezzo sull'Adda, a sindaco Silvana Centurelli qui presente, cogliamo l'occasione per ricordare che oggi festeggeremo anche il 15° anno di fondazione. L'Associazione Nazionale dei Carabinieri ha un nucleo mattensano nato circa un anno fa, il 22 marzo 2022, dopo 14 anni di semplice volontariato. Abbiamo creato all'interno dell'Associazione Nazionale Carabinieri, con dirigenza a Roma, un nucleo mattensano che è a disposizione della pubblica amministrazione. Al 90% operiamo sul territorio di Trezzo sull'Adda. In occasione straordinaria interveniamo anche in altri comuni come Grezzago, abbiamo qua il sindaco di Grezzago che ci chiede un aiuto appunto per la tutela del territorio e facciamo dei servizi ordinari di pattugliamento alla sicurezza per segnalare eventuali anomalie del territorio. Grazie. Sindaco, intanto vedo tanti ringraziamenti perché lei ci ha messo proprio il cuore e l'anima, no? Affinché partisse questa, diciamo, nuova sede, una sede che ovviamente sarà poi utile anche alla popolazione qui di Trezzo, perché il supporto che danno anche a voi e comunque alla Polizia e ai Carabinieri penso che sia molto importante, vero? Sì. Importantissima, è stata una conquista, come ho detto prima nel mio discorso, è stato un sogno realizzare questa sede. Una prima sede abbiamo avuto un po' di problemi, però come dicevo abbiamo creduto e tanta buona volontà, non solo io ma anche il presidente Capretti insieme ha portato avanti questa idea, questa ristrutturazione, questo ampliamento, e di questo ne sono fiera, orgogliosa, ma soprattutto dico che l'Amministrazione Nazionale Carabinieri si è strameritata questa sede, un punto di riferimento sul territorio per i nostri cittadini, un aiuto importante alla polizia locale, e quindi meritava questa sede. Pasquale, abbiamo anche una rappresentanza della regione, vero? Sì, buongiorno a tutti, sono orgoglioso di portare i saluti di Regione Lombardia a questa bellissima realtà, ma veramente bella guardandola, ma solamente bella per quello che rappresenta un amore del territorio, una passione per il territorio, l'energia e la sinergia tra le amministrazioni, e potrei dirlo, il terzo settore in realtà è molto di più, perché l'Associazione Nazionale Carabinieri è qualcosa di speciale, qualcosa che abbiamo nel cuore, portano le istituzioni all'interno della nostra vita quotidiana, e questa cosa è bellissima e viene fatta quotidianamente, quindi io ringrazio l'impegno, ringrazio la costanza con cui ci si muove, perché tutti i giorni si è qua, tutti i giorni si è presenti, tutti i giorni si è a fianco dei cittadini. Non è scontato per niente, per cui un semplice grazie non può bastare, ma è quello che possiamo dare. E poi ecco Pasquale, parliamo di terzo settore, l'importanza del terzo settore che coadiuva le forze dell'ordine e non solo, no? Rinnovo anch'io il saluto di Regione Lombardia, e sicuramente il terzo settore è un valore aggiunto per tutte le amministrazioni e quindi di conseguenza anche per tutti i cittadini, per tutte le comunità. In questo caso stiamo oggi rinaugurando una rinnovata sede, quella dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che io credo rappresenti un valore aggiunto per la propria presenza sul territorio, per il supporto, per il sostegno, quindi tutte le amministrazioni che hanno la fortuna di avere la presenza concreta di questo gruppo e una sede come questa, di cui ovviamente occorre andare fieri, orgogliosi, perché è molto bella e prestigiosa, credo che veramente sia oggi un momento importante, perché abbiamo ricordato quindi
come è importante la collaborazione tra amministrazione comunale e tra il volontariato e il terzo settore. E finiamo con il consigliere. Buonasera, sono il consigliere dell'amministrazione Centurelli. Perfetto. Io posso solo dire una cosa, per noi l'Associazione Nazionale Carabinieri Attrezzo è sicurezza. Sicurezza, sicurezza, grazie di tutto quello che fate per noi, grazie. Ringraziamo allora le istituzioni, il presidente Pasquale Caparetti, e non ci rimane che visitare e invitarvi a visitare, perché ricordiamo che qui è aperto tutti, e magari sostenerci anche magari con una stretta di mano, oltre che con i soldi. Grazie ancora.